Hola amigo, oggi parliamo di Ghost Notes, uno degli argomenti secondo me più sottovalutati nello studio specifico del groove. Dico così perché le ghost sono subdole e quando tu pensi di essere preciso, di avere un groove figo, sono giusto sul click, poi ti vai a riascoltare, e ti dico questo perché è successo anche su di me, senti che c'è qualcosa che non va. Cioè sei preciso, però il tuo groove non ti fa battere il piede. Molto spesso sono le ghost che non sono nelle posizioni esatte, non sono perfette, non sono precise, non sono dinamicamente giuste. Ora, esistono diversi testi per lavorare su questo argomento, ma il più delle volte, per la mia esperienza, li ho trovati abbastanza avanzati, dai libri di Dave Garibaldi, di Zorro. Quindi per chi è all'inizio o per chi è un batterista a un livello intermedio, è difficile trovare il modo di studiare bene questo argomento. In verità io ti voglio consigliare questo libro, si chiama The Breakbeat Bible di Michael Adamo, e io credo che sia uno dei migliori testi in assoluto sullo studio specifico delle Ghost Notes. Quindi ti faccio sentire alcune cose che trovi in sezione di questo libro, così ti fai un'idea di come puoi andare ad analizzare nello specifico questa tecnica. Nella prima sezione cominci a analizzare le ghost sul secondo e quarto sedicesimo, ad esempio. Nella seconda sezione relativa alle Ghost Notes comincio ad affrontare due tecniche differenti, Control Strokes e Pull Outs. I Control Strokes sono delle Ghost Notes suonate immediatamente dopo alla nota accentata, ad esempio. Invece i pull outs sono delle ghost notes suonate immediatamente prima dell'accento, ad esempio. E poi metti insieme il tutto. Poi c'è una sezione specifica sui buzz strokes, cioè i colpi pressati, super funky. E infine c'è una bella sezione sulle terzine nelle Ghost Notes. Questa è esattamente la tipologia di libro per batteria che io amo, perché non è solo un libro di esercizi, ma affronta tutta la storia dell'evoluzione del breakbeat, dalla nascita della musica hip hop dagli anni 70 fino ad oggi, passando per i capiscuola della musica funk, da Ziggy Modelist a Clyde Stubblefield a Dave Garibaldi, per arrivare a Questlove, Adam Deitch. E pur non essendo un libro specifico sulle Ghost Notes, affronta in diversi capitoli, in maniera ordinata, graduale, precisa, lo studio e l'analisi delle varie possibilità.